Soffri di ansia per gli esami? Niente paura, da oggi ci pensa il tuo iPhone. Una nuova applicazione ti aiuterà ad organizzare l'esame ricordandoti le cose importanti da fare e da sapere. In più ti proporrà rimedi per combattere ansie e paure. Insomma, un vero e proprio psicologo virtuale. Siamo qui alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Tor Vergata per chiedere il parere degli studenti. Ciao, cosa ne pensi della nuova applicazione per iPhone Esame OK? La trovo relativamente inutile, ritengo che i vecchi rimedi siano quelli che funzionano meglio e che non è un cellulare nuovo che può dire in realtà una persona come può agire e non agire di fronte a un esame comunque. Penso che per un approccio iniziale è positivo perché ti aiuta ad organizzare il lavoro. Mi sembra una cosa abbastanza inutile sinceramente perché non è nulla di significativo al fine di un aiuto reale per gli esami. Ora io non la conosco questa applicazione, però penso che possa essere utile soltanto per le persone che non abbiano un metodo di studio, che non riescano ad organizzarsi da soli. Ma guarda, sinceramente io penso che sta alla maturità dello studente sapere organizzare il lavoro e quindi non credo che sia necessario. Come combatti tu l'ansia per gli esami? Dal tempo al tempo, quando sono un po' stressato, ascolto un po' di musica. Studiando e aspettando la data dell'esame senza farsi delle particolari ansie. Beh, l'ansia per gli esami c'è sempre, però tendo a prepararmi al meglio prima di ogni esame. Penso che l'ansia e la tensione, nelle dosi giuste, è un input in più per studiare e per raggiungere gli obiettivi. Cerco di stare tranquilla, poi magari non so, con qualche amica vado insieme, così magari mi tranquillizzo. Dormo tantissimo il giorno prima, faccio una camomilla tranquillamente, ma in realtà mi autoconvinco che non sto andando di fronte a un patibolo e che quindi posso affrontare comunque con più tranquillità un esame, e che male che va, c'è il prossimo appello.